grandissima organizzazione di gioco, ma che poi non ha mai rinunciato a proporre il suo calcio, ma che qui deve guardarsi dallo scatto alle spalle di Bergensen da parte di Oliviero, che rientra, la mette in mezzo per il colpo di testa vincente per l'1-0 firmato da Eva Schatzer all'improvviso sulla prima iniziativa. È avanti la Samp con il gol di Eva Schatzer. Pista classe 2005, nativa di Bressanone, ottimo lavoro però quello di Oliviero che alza la testa. Il taglio da parte di Schatzer che passa davanti a Cox che non riesce a leggere il movimento in anticipo. Tati prova ad aprirsi a sinistra, ancora il taglio della giocatrice altoatesina che lascia all'indietro all'indirizzo di Erum che tenta una sortita, un tiro a cross, se si trattava di Benoit, venuta su Tati, dunque non si sviluppa di fatto il vantaggio per la Samp che prova ancora ad andare a catturare il pallone. Sevenius lo protegge bene però dal ritorno di Oliviero, poi Erum cerca la conclusione dalla lunghissima distanza. Cecotti, passaggio no look per Monnecchi che prova a prendersi l'uno contro uno, è buono anche il traversone per la deviazione non pulitissima di Giulia Carlenas che la mette sul fondo, ma finalmente uno squillo, finalmente un cambio di passo. Attenzione perché è come sbilanciato e allora Tati prova ad approfittare la Samp che se ne va in situazione di 2 contro 1. Lo può ricevere Oliviero da Erum. Oliviero, Oliviero col destro! Addosso a Corenciova che si salva in due tempi. La clamorosa opportunità per il raddoppio della Samp. Qui Como in maniera scriteriata, tutto in avanti. Cox cerca la palla in verticale, sbaglia tutto, intercetta Schatzer e attenzione perché in agguato c'è Tati che chiude il triangolo, altra possibilità in contropiede, Schatzer col sinistro sul fondo, è mortifero, è letale, ha costruito gran parte delle sue iniziative, delle sue ripartenze più insidiose, qui però ancora un errore non tollerabile, immaginiamo nella prospettiva, dalla prospettiva di mister Bruzzano, muovere palla oggi con tante situazioni di contropiede regalate. Qui prova ancora a scattare Erum, è tutto buono, può dare un'occhiata in mezzo, era solissima Tati, qui l'opportunità per Erum che lascia rimbalzare il pallone, non va lontano dall'incrocio ma non aveva alzato lo sguardo perché Tati era all'altezza del dischetto, completamente libera di marcature. Pronta ad andare Rizzon all'esecuzione di questo calcio di punizione, palla verso il secondo palo, lo stacco di Pisani, poi la conclusione che va a centrare il palo, forse anche dopo un tocco di Tampieri, la risposta del Como. Ha colpito così là e palla che sbuca dal nulla, non la colpisce, non la impatta in maniera pulitissima, non che per scontrarsi con Picchi, l'azione che insiste, Ilai riallarga, palla morbida, Skorbankova per la deviazione aerea di Martinovic che ha provato a sorprendere Tampieri. La linea di passaggio di un Como sempre molto farraginoso, troppo prevedibile nel suo movimento di palla, che prova ad andare da Sevenius, Carlenas, tutta sola, Carlenas! Le sbarra la strada a Tampieri e preserva lo 0-1, eccola l'occasione che aspettava il Como, finalmente con un giro palla insistito, la fisicità di Sevenius, il tocco di Skorbankova e Carlenas che aveva seguito l'azione che viene chiusa dall'ottima uscita di questa stagione regolare. Tati tiene il pallone, non c'è più tempo, la Sampdoria continua nel suo magic moment andando a violare il trabattoni di Seregno.